se potessi riportare in pista un campione del passato della Formula 1, chi ti piacerebbe sfidare, sapendo che potresti anche uscire sconfitto magari dal duello? Beh, penso abbiamo sempre dei nomi molto importanti nella storia della Formula 1, che si parla molto spesso, grandi campioni, Niki Lauda, Ayrton Senna, Prost, quella gente lì che ha corso in passato e che abbiamo cresciuto quando eravamo bambini con loro che vincevano le gare, se potresti faresti un duello con loro, anche con quelle macchine che giocavamo quando eravamo bambini e loro erano i nostri idoli, sicuramente è una cosa che a tutti piacerebbe. Qual è stato il compagno di squadra più forte che hai avuto? È una domanda difficile, tutti sono diversi, tutti avevano qualche punto forte e qualche punto meno forte, quindi ho avuto difficoltà con tutti loro in quanto a performance. Tutti dovevi dare il massimo perché erano ultra competitivi. Mi ricordo Trulli, sicuramente la capacità di qualifica di Trulli è stata la più superiore che ho mai incontrato in tutti i compagni. Ho avuto Fisichella con 2 anni in Renault, che abbiamo vinto il campionato del mondo costruttore, e lui era uno che era sempre lì, in tutte le gare, in tutte le condizioni, un pilota molto completo. Ho avuto Massa, Kimi, anche in passato, ragazzi in go-kart che erano super, quindi non è facile scegliere uno, tutti mi hanno aiutato e mi hanno insegnato molte cose in diversi aspetti, ma tutti avevano qualcosa di speciale. Qual è stato invece l'avversario più forte in senso assoluto per te? L'avversario più forte penso è stato in Formula 1 Michael. Quegli anni qui arrivato in Formula 1 2001, lui ha dominato fino al 2005 e lì lui era un altro livello, quindi non era facile. Poi ho avuto l'opportunità di correre con lui allo stesso livello per altri anni, e lui era uno che sempre faceva qualcosa di speciale, qualcosa di più di quello che ti aspettavi o di più di quello che la macchina forte gli permetteva, quindi era sempre da tenere a occhio e sicuramente è stato il più duro. Chi è invece il compagno di squadra che avresti voluto e non hai mai avuto? Questa è una domanda ancora difficile, non so, penso che ho avuto i compagni di squadra che toccava in quel momento. Sicuramente ho avuto sempre una buona amicizia con Kubica, dal go-kart, quindi forse lui prima o poi in Formula 1 si andava insieme in qualche squadra. Però non si sa mai, perché eravamo in strade diverse. Può esistere l'amicizia tra piloti di Formula 1 o in generale in Formula 1 esiste l'amicizia? Sì, può esistere, però non sicuramente in un modo sincero, in un modo come hai dei amici fuori dalla Formula 1 o degli amici di scuola che conosci da tantissimo tempo. In Formula 1 si crea un'amicizia non forzata, ma un'amicizia che con 300 giorni all'anno insieme alla fine comincia a condividere delle cose non solo professionali, anche personali, e si crea questo rapporto di amicizia.